Cominciamo col sonno vero proprio. Ci sono, devo solo fare lo spammino introduttivo che come al solito ci vuole un po' di tempo. Nel frattempo metto un po' di musichetta, because why not? Allora. Oggi è venerdì, sì, Madonna, già è venerdì. Già sta finendo la mia vacanza di una settimana. Mamma mia, lunedì si ritorna al lavoro. Mannaggia la miseria. Come faremo? Twitch monitor ovviamente fa il suo. Storia su Instagram. Poi potrebbe essere un'immagine stile anche, mettiamo questa immagine qui di Anson Stearns, ok. Ok, manca solo Telegram, ma adesso ci andiamo subito. Ah, non si chiude la Facebook.
Telegram quando decide di partire. Abbiate ancora un po' di pazienza. Oh, finalmente. Bella l'anteprima. Bella l'anteprima. La mia faccia che sbadiglia. Va bene. Grazie, Twitch, il monitor, ovviamente una bella anteprima. Ah, il braccio, se mi sto che male. Allora, fatto tutto, a posto, qui ci sono le hardcook, però non ci frega un cazzo oggi. Allora, io direi di aspettare qualche minuto, però. Aspettiamo 5 minuti intanto che si popoli come sempre un pochino la chat. Nel frattempo ricordiamo per quale motivo siamo qui. Amici qui riuniti. Ricordiamo che normalmente non c'è la live il venerdì pomeriggio. Ma oggi ho voluto fare un'eccezione. Perché domani sera sarò assente, perché di solito facciamo, di solito le live sono il sabato sera alle 22 e la mattina di domenica alle 11, ma siccome questa settimana appunto avevo sabato sera avevo da fare, esco con gli amici, e sabato sera avrò da fare e avevo dei giorni liberi durante la settimana perché i ragazzi a scuola fanno la settimana bianca e quindi io da insegnante posso permettermi di stare a casa, la scuola è chiusa. Ho approfittato di questo venerdì pomeriggio libero, oltre che il giovedì, oltre il pomeriggio di ieri, per fare un paio di live in più. Ieri ci siamo fatti un po' di esplorando extra. Oggi invece andiamo a vedere un po' cosa sarà di Zendikar, cosa sarà, cosa potrebbe essere stato, come potrebbe essere differente la storia del multiverso se le cose su Zendikar fossero andate diversamente. Ma l'introduzione ci arriviamo tra poco. Nel frattempo vi ricordo che potete fare facendo una sub qui sul canale di Twitch. Tra l'altro, appena ricominciato il mese, quindi avete di nuovo a disposizione per questo mese una sub gratuita da donare appunto qui sul canale. Ma anche se non aveste ancora Amazon Prime, collegando il vostro account Amazon Prime, avrete diritto a una sub gratuita qui sul canale Twitch, non su YouTube. Su YouTube dovete essere. Non credo ci sia la possibilità di abbonarvi. Però andate su Twitch e fate prima. Quindi potete fare così, con una bella sub gratuita, e in cambio ricevere una live dedicata all'argomento che preferite della Lore di Magic. Qualsiasi argomento. Giusto di recente abbiamo fatto una live in ricompensa appunto dedicata ai draghi del multiverso. Ah, i draghi! E ai draghi nel multiverso ne abbiamo parlato un po' di tutti, da Nicol Bolas a Ugin a Karthus e gente simile. E più lontano nel tempo, era settembre, l'ultima live sub è stata su tutta la storia di Phyrexia, dalle origini fino ad oggi, per esempio. E insomma, voi fate la sub, decidete un tema e avrete una live della durata di circa 2 ore e mezza, 3 ore, dedicata interamente a quel tema. Detto ciò, fatemi
fatta la giusta pubblicità, direi che possiamo andare a introdurre l'argomento di oggi. Che vabbè, in realtà si introduce già dal titolo, come sempre. Io cerco sempre di fare titoli abbastanza esplicativi che possano raccontare da soli quello che succede nel video. Negro pomeriggio Loremon, buon salve, buon necro salve. Allora, oggi come da titolo tra l'altro, permettetemi, dopo il what if IPH della settimana scorsa, oggi si vola ancora più in alto con ese indicar. Quindi ese indicar, mamma mia, ragazzi, altissimo livello, altissimi livelli di giochi di parole degni di, non lo so, un grande giocatore di parole. E quindi appunto andremo a esplorare the what if Zendikari, ossia cosa sarebbe successo se in determinate occasioni della storia di Zendikar le cose fossero andate diversamente. Ossia, Zendikar, lo sappiamo, è un piano comunque con una lunga storia, anche piuttosto complessa, poi è diventata più complessa con Zendikar Rising. Ha diversi momenti in cui diversi eventi sliding doors, diciamo, ok? Ossia momenti nei quali un semplice cambiamento avrebbe potuto portare a una serie di una reazione a catena che avrebbe coinvolto tutto il multiverso. Per dirvi una scemenza, se Nissa non avesse liberato gli Eldrazi, non sarebbero esistiti i Gatewatch. Al momento non andrò a elaborare oltre questa cosa, però di base c'è questa possibilità. Se Sorin e Nairi avessero parlato anziché menarsi su Innistrad, non avremmo avuto gli eventi di ombre su Innistrad. E chissà cos'altro sarebbe cambiato. Vedete quindi come tutto quanto, comunque, se cambia un determinato momento della storia di Zendikar, le cose cambiano, inneschi una reazione a catena di cambiamenti. Molto più rispetto a quanto può succedere con altri piani. Per esempio, cambi un momento nella storia di Lorwyn, di Lorumur, e non cambia niente. Per ora. Cambia giusto che magari Nissa si sarebbe trovata un po' meglio su Lorumur. Non lo sappiamo. Comunque non cambierebbe granché. Cambi la storia di cosa sarebbe successo se Phyrexia avesse perso. Sì, ok, cambi la storia recente in parte, ma alla fine elimini solo i Phyrexiani dall'equazione. E invece se elimini gli Eldrazi dall'equazione, diventa un'ucronia un po' più canonicamente probabile. E se Sarkhan avesse deciso di ponersi con le mani in tasca e non fosse tornato indietro nel tempo, che tecnicamente è un'ucronia zendikariana. Sì, diciamo che nel momento in cui però Sarkhan ha messo, diciamo più che altro potrebbe essere, e se Sarkhan non avesse mai incontrato Nicol Bolas? Perché nel momento in cui tu dai per scontato che Sarkhan è su Zendikar all'occhio di Ukin, per forza di cose diciamo il destino, tra virgolette, le decisioni di Sarkhan lo avrebbero portato a compiere comunque il viaggio su Tarkir, e molto probabilmente sarebbe andato comunque indietro nel tempo. Però perché non è la sua decisione? Le ossa stavano lì, la sua decisione è di andare verso le ossa. Però ecco, partiamo comunque da what if, anche assolutamente irrisolto, cioè stupidaggini, nel senso, grazie al cazzo che se Nissa non avesse liberato gli Eldrazi, cosa sarebbe successo? Grazie al cazzo che le cose sarebbero cambiate. Però comunque andiamo a vedere un attimo come le cose sarebbero. Esatto, se Ramaz non avesse mai dato la pergamena a cosa?
Oddio, lì è più complicato tra Ramaz. Ramaz dovrei ricordare. Allora, fammi ricordare. Ramaz. Ramaz, anzi, come chiama lei? No, Ramaz non è che dà la pergamena. Ramaz dice a Chandra dove si trova la pergamena. Però sì, se non gliel'avesse mai detto, cosa sarebbe successo? Andremo, magari è un'altra cosa che possiamo esplorare oggi. È un'altra domanda. Io mi ero preparato appunto quattro domande, una basata su Sorin, Nairi e Ugin uccidono gli Eldrazi nel passato, quindi 10.000 anni fa, anziché rimprigionarli, li uccidono. Sorin e Nairi non si affrontano, Sorin fa Avasin leggermente prima, leggermente dopo, quindi sente il richiamo di Nairi e interviene su Zendikar durante il primo risveglio. Numero 3, Nissa appunto non libera gli Eldrazi. Numero 4, se i Gatewatch non riescono a fermare Ulamog e Kozilek, Chandra e Nissa non riescono a fare. Succede qualcosa per cui i Gatewatch su Zendikar perdono. La quinta potrebbe essere proprio se Ramaz non fosse stato. Non avesse dato. Non avesse fornito informazioni a Chandra sulla pergamena delle stelle. Sicuramente sarebbe stato interessante e potrebbe andare anche a mescolarsi con la teoria dei Gatewatch in realtà. Vedete che le cose sono abbastanza intrecciate. Quindi io direi di cambiare subito lo sfondo e di partire proprio dal passato, dall'antichità proprio, quindi dai tre Planeswalker che per qualche ragione decidono di uccidere i Titani Eldrazi. Anzitutto partiamo dalla domanda: come, perché uccidono i Titani Eldrazi? Sarebbe stato possibile. Anzitutto, anzi, partiamo da un'altra domanda ancora. Sarebbe stato possibile? In realtà sì. Se Nissa e Chandra, con dei poteri da Neowalker, sono riusciti a dare fuoco alle forme. Scusate un attimo che. Messaggio. Scusate un istante, devo fare una roba al volo, mi hanno chiesto di fare a casa una cosa al volo. Non è niente di importante, comunque, torno tra 5 minuti. Ok. Dov'è che erano rimasti? Ah sì, che i Planeswalker riescono a
a fermare gli Eldrazi. Secondo solo. Ok, dobbiamo fare le cose per bene. Scusate, però. Messaggi del cazzo e cose da fare, nomi che vanno salutati, perché se no, se parlo in live mentre ci sono i nonni, certe volte si confondono. Dicevamo, i Planeswalker antichi, Ugin, Nahiri e quell'altro stronzo di Sorin. Sarebbero riusciti a uccidere gli Eldrazi? Presumibilmente sì, perché se Nissa e Chandra ce l'hanno fatta, con poteri, tutto sommato nella norma, per carità, riuscendo in una cosa straordinaria per attirare i due titani Eldrazi su Zendikar, hanno tirato fuori comunque un potere eccezionale e hanno quasi rischiato di morire loro stesse. Però se ce l'hanno fatta loro, che sono due Neowalker, figuriamoci se non potevamo farcela tre Planeswalker antichi, di cui uno comunque era un esperto di magia in colore e due erano comunque, una era esperta nel domante e l'altro nel sottrarre energia alle creature viventi. Il dubbio rimane sul come, o meglio, come avrebbero potuto uccidere gli Eldrazi se Ugin nella nostra realtà vuole a tutti i costi impedire una cosa del genere. Ugin non vuole uccidere gli Eldrazi nella nostra realtà. E quindi come convincerlo che quella sarebbe stata la mossa giusta? A livello canonico, nel senso a livello di probabilità, andando al di là dell'invenzione, quindi senza inventarsi nulla, sarebbe stato semplicemente impossibile. Convincere Ugin a cambiare idea sugli Eldrazi, Sorin e Nahiri non avrebbero mai potuto farcela, non gliel'avrebbero mai fatta cambiare l'idea. E piuttosto Ugin avrebbe fatto di tutto per far cambiare loro idea, perché comunque Ugin era molto più antico di loro e sapeva molte più cose, era più preparato anche sulla manipolazione, diciamo la verità. Quindi qui, per amor di speculazione, andremo a inventare. Per qualche ragione Ugin decide che no, ok, gli Eldrazi vanno eliminati, gli Eldrazi sono troppo pericolosi per essere lasciati in giro e rinchiuderli. Magari possiamo, ecco, potrebbe essere, gli Eldrazi vengono attirati su Zendikar, ma nel momento in cui i tre titani, non, i tre Planeswalker, purtroppo non riescono a far scattare la trappola ai denti di Akum, si trovano a dover distruggere i titani prima che distruggano Zendikar, proprio perché Nahiri non può assolutamente permettersi che Zendikar cadda. Quindi, e Ugin a quel punto si convince, o comunque si convince almeno a non interferire, e Sorin e Nahiri uccidono gli Eldrazi. Zendikar rimane stabile, sebbene comunque ci sia stata un'apparizione degli Eldrazi che ha causato probabilmente rovina e distruzione, ma non su larga scala, ma bensì su piccola scala. Soprattutto Zendikar non avrebbe il torbido, non avrebbe mai sviluppato il torbido, perché il torbido si sviluppa dopo il primo risveglio. Non avrebbe i vampiri, perché anche quelli si sono sviluppati prima del primo risveglio, quindi comunque circa un millennio fa, diciamo. Zendikar sarebbe un luogo più pacifico, non avremmo probabilmente gli ebri, o magari avremmo comunque gli ebri
Diciamo, qui si può prendere due strade differenti. Partiamo dall'idea che gli Edri non vengono proprio creati o comunque vengono distrutti dagli Eldrazi. In una maniera o nell'altra, gli Edri cessano di esistere. Senza Edri, Obnixilis non sarebbe mai stato imprigionato su Zendikar. Tra l'altro anche quello è stato ridatato, è stato retconato, è stato datato 1000 anni fa circa. Quindi per cui Obnixis non sarebbe mai stato rinchiuso su Zendikar, sarebbe stato libero di andare in giro a fare casino. Senza gli Eldrazi non avremmo avuto gli eventi di Zendikar 1 e 2 e 3. Quindi comunque Zendikar sarebbe rimasto un luogo molto più pacifico e probabilmente la civiltà dei Kor, le Skyclave, sarebbero durate di più e avrebbero potuto in realtà mantenere qualcosa, un'eredità, avrebbero potuto avere magari un'eredità nel tempo. Anche perché parliamo sempre di una Nairi che quindi ha sconfitto e ucciso gli Eldrazi, e che a quel punto non ha il compito di rimanere tra le sue tribù a difendere Zendikar, è libera di girare per il multiverso e fare chissà quali casini. Possibilmente avrebbe pure potuto diventare una dei nuovi titani a un certo punto durante l'invasione veneziana, ma quella appunto è pura invenzione completa, non sappiamo nemmeno. Cioè, nel momento in cui decidi che Nairi è libera di girare per il multiverso, potrebbe anche fare quello, eliminando Phyrexia perché era un pericolo per la società di Zendikar. Anche Phyrexia su Zendikar non andava bene. Quindi probabilmente saremmo di fronte a un Zendikar molto più civilizzato, con un'assenza completa del Torbido. Non avremmo avuto i Gatewatch perché appunto non avremmo avuto Gideon, non avremmo avuto innanzitutto Gideon che trovandosi su Zendikar durante l'ascesa degli Eldrazi si decide a fare questo gruppo di supereroi, i Planeswalker, diciamo. Non avremmo avuto a quel punto Sarkhan che impazzito all'occhio di Ugin sarebbe andato a cercare Ugin su Tarkir. Probabilmente sarebbe andato a fare qualche altro disastro. Bala sarebbe comunque cercato di. Avrebbe comunque portato avanti il suo piano. E probabilmente i Gatewatch avrebbero lo stesso. Avacyn non sarebbe mai sparito dal piano di Innistrad. No, quello immagino che può essere qualcosa che può accadere. Nel momento in cui Sorin comunque costruisce la tomba infernale per difendere, cioè Sorin comunque aveva a cuore Innistrad lo stesso, ma semplicemente avendo a cuore Innistrad avrebbe fatto sempre l'Hellvolt, la tomba infernale con Avacyn, perché le due cose erano più o meno collegate. Lui non è che aveva proprio intenzione di creare la tomba infernale, lui voleva creare Avacyn, e la tomba infernale era un po' il residuo che gli è capitato di creare. Erano i resti di roccia di Avacyn, diciamo. Sorin non è che aveva proprio intenzione di fare la tomba infernale, gli è un po' successo, ha detto che cazzo è sta roba? Non c'è proprio la scena che lui esce dalla cattedrale e dice: ah, ma io volevo creare un angelo. Che cos'è questo pezzo di roccia strano? Ok, almeno mi pare. Comunque sia, in ogni caso, anche se avesse voluto creare la tomba infernale esplicitamente, Avacyn sarebbe comunque. Possiamo immaginare comunque che Avacyn sarebbe. Esatto, a meno che non sia lo scrittore delle storie di Tarkir. Nissa non sarebbe mai nata. Perché Nissa comunque nasce da un. Sarebbe stata una sovrana elfica, esatto, se fossi lo scrittore della storia di Tarkir, sì. E Avacyn sarebbe comunque scomparsa. Diciamo, gli eventi, per non alterare troppo le cose,
perché sennò andremo veramente a creare una serie di ramificazioni infinite, proprio perché partiamo da un evento così lontano nel tempo che avrebbe inevitabilmente delle ripercussioni su tutto quanto. Nahiri libera avrebbe potuto aiutare Ugin durante la battaglia di Tarkir. Capite che praticamente Nahiri diventa tipo il prezzemolo, la metti dovunque. E potrebbe stare in qualunque momento, potrebbe cambiare del tutto la storia, generando altre ramificazioni e realtà alternative che però diventerebbe una live a quel punto di 40.000 ore, perché un singolo evento della storia di Magic sarebbe diverso. Noi partiamo dall'idea che comunque Nahiri si fa i cazzi suoi, semplicemente è viva. Ed è lontano dai riflettori, ma non è imprigionata su Zendikar, cioè autoimprigionata su Zendikar, né imprigionata nella tomba infernale durante Ombre su Innistrad, cioè durante il millennio di Avacyn. La storia di Innistrad procede uguale, esattamente nello stesso modo: la storia di Dominaria, la storia di Phyrexia, la storia di Mirrodin, tutto quanto procede allo stesso modo fino a dopo la riparazione. Fino ad Alara è tutto identico. Cicatrici di Mirrodin e nuova Phyrexia rimangono uguali. Innistrad rimane uguale. Innistrad 1. E Agents of Artifice rimane uguale. Ah, grazie, Maina. Scusa, il microfono mi dà sempre problemi. Provo così. Così si sente meglio. Però se... Vediamo un attimo, così va meglio. Vediamo un po'. Ok, dovrebbe andare. Spero che vada. Alzo anche il volume. Che stavo dicendo? Appunto, Innistrad rimane uguale. Cambiano alcune cose, però. Zendikar, appunto, non accade. Non avviene la storia di Zendikar. Quindi i Gatewatch non possono formarsi in quel preciso istante. Bolas, trovandosi in difficoltà, perché lui voleva comunque dei Gatewatch, un qualche gruppo di deficienti che potesse radunare altre persone e portare i Planeswalker su Ravnica, prima poi di sviluppare l'idea del piano del faro interplanare, avrebbe probabilmente cercato di manipolare gli eventi in maniera tale da mandare, che ne so, Sarkhan a interferire con la storia di Ravnica, o piuttosto che con la storia di Regata, e quindi a dare fastidio, tra virgolette, a Chandra. Anche solo con Gideon, magari avrebbe potuto intervenire proprio su Gideon per spingerlo a manipolarlo, manipolandolo e portarlo verso la costruzione di un gruppo di Planeswalker, di No Walker, che, ai quali potesse mangiare le scintille, e avrebbe quindi cambiato comunque le carte in tavola. Non possiamo effettivamente immaginare tutte le possibilità di Bolas, possiamo immaginare però una possibilità molto probabile, una grande probabilità è che Phyrexia porti alla nascita di questa coalizione multiversale. Quindi, appunto, non avendo il problema di Zendikar, Gideon, che deve fare il Superman di turno, dov'è che va? Oh, guarda, c'è questo piano di cui mi ha parlato Elspeth. O magari sono stato manipolato per andare su questo piano. Sono stato su Bant. Su Bant mi hanno parlato di Elspeth. Sono stato su Dominaria a cercare Elspeth. E sono arrivato proprio nel momento in cui lei e Koth parlavano
partivano insieme a Wenzel verso Cigaleci di Mirrodin, oppure successivamente, e ho deciso che ok, i Firexiani sono un problema. Dobbiamo trovare gente forte con cui affrontare i Firexiani. Gente forte che si traduce poi in Jace, non perché lo conoscesse, ma perché era il patto delle gilde di Ravnica. Comunque, di nuovo, Gideon, comunque anche in questa ipotetica realtà alternativa, andrebbe a rompere le palle ai poveri cittadini di Ravnica, che tutto volevano fuorché il giustiziere della notte. Su Ravnica, alla ricerca di Jace, Jace avrebbe cercato chiaramente di coinvolgere Liliana, ma Liliana comunque era indaffarata con altre cose, con i suoi demoni. Altra possibilità è anche Garruk, altra possibile minaccia è Garruk, visto che non esiste, in questa realtà non esistono gli Edri, e quindi non puoi risolvere il problema di Garruk infilandogli l'Edro in capoccia. E poi tutta la storia di Eldraine col calderone che ti libera dalle maledizioni. Va bene, meglio comunque della storia di Teros oltre la morte, che non esiste, quindi. Quindi appunto, alla fine dei giochi comunque avremmo comunque lo stesso avuto una resa di conti finale su Ravnica, che mi rifiuto di chiamare Guerra della Scintilla. Tarkir sì, Tarkir rimane la vecchia Tarkir, perché non esistono Edri. Ma soprattutto non esiste Sarkhan che va, non essendo stato portato. Sarkhan, immaginiamo che comunque va su Alara, incontra Bolas e Bolas lo arruola tra le sue fila. Ma non avendo l'accortezza di mandarlo su Zendikar, dove scopre un po' di più su Ugin, impazzisce e trova. Gli Eldrazi non esistono, cioè non esistono, scusa, ma stiamo partendo dall'ipotesi per cui gli Eldrazi sono stati distrutti dagli antichi tre Planeswalker. Ugin, Nahiri e Sorin, in qualche modo, essendo Old Walker, potevano inventarsi quello che gli pareva letteralmente. Partendo da questo what if, e se fossero stati uccisi, siamo giustamente in un po' di contesto, è vero, ci poteva stare un contestualizzare. Partendo da quello abbiamo deciso che gli Edri non sono stati creati e gli Eldrazi sono stati uccisi. Non sappiamo quali conseguenze potrebbe aver avuto sul multiverso, però immaginiamo che non sia successo nulla ai fini della speculazione alla fine. Nissa non esiste, e Chandra e Jace esistono. Sarkhan esiste come pedina di Bolas insieme a Ramaz, ma nessuno dei due è coinvolto con i Gatewatch, i futuri eventuali Gatewatch. Probabilmente Sarkhan sarebbe stato spedito alle calcagna di Liliana, come abbiamo visto nei fumetti tra Zendikar e che cos'era? Tra Alara e Zendikar, mi pare. Erano usciti quei fumetti di Path of the Planeswalker. E Sarkhan sarebbe stato sì, probabilmente mandato alle calcagna di Coso. E Amunket, no, Amunket rimane. L'altra elfa di Zendikar acquista un sacco di value. Cioè, a questo punto Amunket no, non anzi Amunket ha maggior ragione, continua a essere il parco giochi di Bolas e c'è l'era della rovina. Perché comunque Bolas ha avuto il problema di cazzo c'è la riparazione. Ha avuto il problema di oh no, la riparazione mi ha fregato i poteri. Ajani, scusate, mi ha impedito di mangiarmi il Maelstrom di Alara. Rimane il piano B che è vado su Almonket, faccio il ponte planare, vado con gli Eterni su Ravnica e vado a fare la guerra, tra virgolette, della scintilla. Perché quella che viene dura letteralmente una giornata, neanche 24 ore, ma Guido non partecipa alle. Ah, Dwinen però è quella di
di Lorwyn, di Lorwyn, cioè è di Origins, però è di Lorwyn. Però c'era, mi sa, un'amica di Nissa che appariva nel libro dei denti di Akum. Comunque sì, Gideon non partecipa alle ordalie, ma tutto sommato diciamo che gliene frega poco a Oketra e soci del fatto che non ci sia Gideon. Oh no, whatever. Anyway. Oh no, Gideon non partecipa alle ordalie. Anyway. Non esistono i vampiri su Zendikar, giusto, l'avevamo citato, perché non sono mai stati contaminati da Ulamog. E Zendikar è un piano sicuramente molto più civile. Potenzialmente Zendikar potrebbe essere una seconda dominaria o una seconda Lara che però non si è mai divisa, una seconda Ravnica, potrebbe essere molto più civilizzato. E perché non c'è il torbido, non c'è neanche il torbido. Magari ci sono le religioni di Emrakul, di Emeria, Cosi e Ula, però gli alli non sni. In teoria esistono, se vogliamo immaginare che sia un piano comunque molto avventuroso, però considerando che gran parte delle rovine di Zendikar nascono proprio a causa del torbido e del risveglio degli Eldrazi prima del primo blocco, quindi il primo risveglio, di cui parliamo domenica poi. No, gli alli non esistono come contrapposizione agli Eldrazi in realtà. Gli alli nascono come membri delle case di spedizione. Sono alleati, sì. Sono alleati come membri delle case di spedizione, quindi sono individui che su Zendikar, prima dell'ascesa degli Eldrazi, prima degli eventi di Zendikar, di World Wake, ascesa degli Eldrazi, vanno in giro a scavare, a fare gli archeologi, gli Indiana Jones, per le rovine. Quello che poi fanno ancora adesso in realtà, quello che abbiamo visto fare loro durante Zendikar Rising. Però appunto, siccome molte di quelle rovine sono appartenenti all'era in cui gli Eldrazi si sono risvegliati e hanno fatto un casino, e il torbido ha portato a quelle rovine a essere dimenticate, potenzialmente noi avremmo quelle stesse civiltà che ai tempi appunto in cui c'è il risveglio dal torpore, il primo risveglio, in cui Nairi si sveglia e dice: ah, cazzo, ci sono gli Eldrazi, quelle civiltà sarebbero potute continuare ad esistere e sarebbero avanzate ulteriormente, però comunque sarebbero rimaste le Skyclave, e quindi presumibilmente gli alleati ci sarebbero stati, però su uno Zendikar molto più civile e in cui le rovine le avremmo viste un po' più rare, diciamo, sarebbero state un po' più rare, e magari le case di spedizione sarebbero state per i ricchi nobili o chissà. Avremmo avuto una società completamente diversa su Amonkhet, su Zendikar, perché appunto gran parte della civiltà che è andata distrutta con il risveglio del torpore e poi devastata ulteriormente dal torbido per 1000 anni sarebbe invece esistita e avrebbe continuato a vivere, perché senza gli Eldrazi Zendikar non avrebbe neanche sviluppato il torbido. Molto probabilmente sì, l'impero Khor sarebbe stato paragonabile a Thrawn, ossia un'antica civiltà che oggigiorno è ricordata e le cui rovine, i cui avanzamenti tecnologici sono tuttora studiate. Sarebbe stato qualcosa appunto di paragonabile a Thrawn. I Khor stessi noi li abbiamo conosciuti come nomadi su Zendikar, ma probabilmente non sarebbero mai diventati nomadi. Avrebbero anzi portato avanti la loro idea di impero. Oggigiorno potremmo avere una nazione come Nuova Argivia che si rifà all'idea di ok, noi siamo gli eredi dei Thrawn perché viviamo in Terisiare, nel continente di Terisiare, quindi siamo in realtà gli eredi dei Thrawn. E quindi capito, cioè, implichi che l'impero Khor cade in antichità. Sì, in realtà non mi ricordo, se non sbaglio loro parlano di guerre civili. Nella guida per Zendikar Rising si parla di una caduta dell'impero Khor
in tempi antichi è dovuto non al torbido, ma a guerre civili, se non sbaglio. Quindi già nel momento del risveglio dal torpore, l'impero Kor è già caduto da tempo. Proprio la trama, sì, ma questo è canonico, cioè, se non, ripeto, potrei sbagliarmi. Planeswalker, sì, vabbè, se non sbaglio è canonico che l'impero di Kor sia caduto molto tempo fa, prima del risveglio dal torpore. Eccolo, the sky cleaves in the of the ancient Kor. Long ago, centinaia, no, addirittura. Aspettate, aspettate. 100 secoli prima l'arrivo degli Eldrazi, i Kor avevano costruito un impero. Volevano unire il mondo in pace e in armonia, poi è diventato autoritario, e va bene. Resistenza, sono diventati più tirannici, ma per mantenere l'impero i Kor hanno fatto le Skyclave, che sono basi militari. Ok, secoli di oppressione. Dopo secoli di oppressione, l'impero ha cominciato a indebolirsi uno dopo l'altro nel corso di un secolo o più, o di un secolo circa, le Skyclave sono cadute. Però qui c'è un dubbio allora. Perché il torbido ha ingoiato Vuldrazze, vabbè. Quanti anni circa dopo la caduta di Tran? Oddio, 6.000 anni fa era. Gli Eldrazi vengono imprigionati circa 6.000 anni fa. I Tran sono stati distrutti dagli Yawgmoth circa 9.000 anni fa, la guerra civile. Quindi possiamo immaginare all'incirca tra, possiamo dire, 5.000, 7.000 anni fa, 8.000 anni fa. Comunque c'è stata una guerra civile. Allora, diciamo che visto che l'unica cosa che ok, praticamente abbiamo ora ho letto bene la guida, no? Abbiamo questa informazione. Centinaia di anni prima della porto anche la guida direttamente, mi metto il link. Centinaia di anni prima dell'arrivo degli Eldrazi su Zendikar, o meglio dell'uccisione nella nostra timeline alternativa degli Eldrazi, c'era l'impero Kor. Dopo secoli di instabilità politica, una serie di governi sempre più autoritari e tirannici, l'impero ha cominciato a crollare su se stesso. Le Skyclave sono state costruite per mantenere la pace perché dovevano fermare appunto rivolte e ribellioni, ma una dopo l'altra più o meno sono state distrutte. Ce ne sono solo due però ce ne sono due che sono legate indissolubilmente agli Eldrazi, ossia la Skyclave di Segiri, che è stata distrutta quando uno degli Eldrazi è apparso in Segiri, è apparso a Segiri, quella invece di Guldraz che è stata divorata dal torbido. Però noi sappiamo che il torbido non esisteva centinaia di anni fa, migliaia e migliaia di anni fa. Il torbido non esisteva nel proto-Zendikar. Il torbido è nato come conseguenza del primo risveglio, del risveglio dal torpore. E questo è proprio, cioè questa è tutta roba canon. Lo diceva anche la guida. L'artbook, scusate, lo diceva. Quindi non è una mia immaginazione. Quindi a parte queste due che però possiamo immaginare siano sopravvissute
E poi a un certo punto anche queste, dopo una certa, un certo momento, siano cadute perché di fatto un impero comunque così tanto tirannico e autoritario probabilmente alla lunga sarebbe finito veramente per crollare su se stesso. In più se c'erano già rivolte, l'Orthos che arriva, un antenato di l'Orthos che fa un casino. La guerra civile ha distrutto la capitale. I draghi, le tribù Kargan hanno usato i draghi per distruggere la Skyclave di Akum. Immagino che sin da prima del Tordo esistessero sporadici elementali. Sì, ma sicuramente, sicuramente. Però gli elementali sono un conto. Un conto sono gli elementali, un conto è che la Terra inizia a rivoltarsi su se stessa. I denti di Akum appunto si alzano le rocce all'improvviso e quando il torbido passa ricascano per terra un secondo dopo. Il problema del torbido è quello. Non sono tanto gli elementali, problematici sicuramente, però quelli ci sono anche su tutti i piani, ma il fatto che provochi questi disastri naturali eccessivi. Terremoti, Whirlpool, come si chiamano, mulinelli. Estremi, tutti elementi che comunque esistono nella realtà di un piano normale, un terremoto, un'eruzione vulcanica, ma il torbido lo rende per mille, eruzione vulcanica per mille. E in più è pure magico, quindi la lava inizia a colare in verticale e colpisce tutte le creature che volano, perché sì, perché il torbido gli gira così quel giorno. Proprio perché l'idea è io devo creare un sistema, la natura si deve trovare il modo per sopravvivere e distruggere quei fottuti Eldrazi. E proprio l'idea è proprio quella del sistema immunitario. Posto che appunto nella nostra timeline alternativa questo sistema immunitario non esiste. Comunque sia, le ultime due Skyclave sopravvivono, quella di Balaghed e di, no, quella di Guldraz e quella di Segiri, possiamo immaginare che siano sopravvissute magari un po' più a lungo rispetto alle altre, ma che a lungo andare siano state, alla fine, siano cadute in disuso anche loro, senza più la capitale soprattutto. Sì, non è proprio l'anima di Zendikar, è quasi. Sì, cioè, è sia la World Soul, l'anima di Zendikar, ma è proprio come se il piano avesse una volontà. La manifestazione, diciamo, è Ashaia. L'anima del mondo che si presenta fisicamente è Ashaia. È come se Ashaia parlasse, rappresentasse Zendikar, fosse la. Come si chiama? L'anima del mondo, appunto, la. L'avatar di Zendikar, io parlo per Zendikar e però Zendikar ha una volontà propria al di fuori di Ashaia. Ashaia parla con la voce di Zendikar, ma di fatto non è al 100% Zendikar, così come Oona non è al 100% l'anima di Lormur, nonostante poi canonicamente non è detto mai che è l'anima di Lormur, però de base nei libri quello c'è scritto. Chiamatemi Shadowmoor, chiamatemi Lorwyn, perché io sono tutto in uno. Sono l'anima di questo piano, non potete mai uccidermi. Se non sbaglio, no, Ashaia è proprio la manifestazione della volontà di Zendikar. È il modo che ha Zendikar per comunicare, diciamo. Ashaia è appunto la rappresentante. Se immaginiamo che Zendikar è una mente aliena, tra virgolette, Ashaia è ciò che Zendikar usa per comunicare con le persone che possono comunicare con gli elementali. Però non è in tutto e per tutto Zendikar, diciamo. È appunto sì, una sorta di mano principale, ma è anche volontà di Zendikar. Poi mentre, cioè, non è che se Ashaia sta parlando con Nissa, allora il torbido si ferma perché è distratto dal fatto che sta parlando con Nissa. No, Zendikar è di più.
appunto l'anima del mondo è la World Soul, è la volontà di Zendikar. Zendikar ha proprio una volontà che è unica in realtà nei piani. Forse una sorta di manifestazione, forse possiamo paragonarle anche a Drivnod, ai recenti stronzi leggendari, dai, quelli di All Will Be One. Drivnod, quello bianco, quello blu e quegli altri, che sono la manifestazione di Mirrodin Nuova Firexia, che ha accettato il completamento e sta creando qualcosa per diffondere la propria volontà, diciamo. E quindi in tutto ciò, appunto, abbiamo detto comunque in realtà i Dominus sono in un modo parte della World Soul di Nuova Firexia. Eh sì, esatto, sono le manifestazioni della volontà di Nuova Firexia di comunicare comunque con i suoi fedeli. O se non comunicare alla maniera di Firexia. Non è che Firexia ti telefona, Firexia ti impone paura, terrore e morte e distruzione di solito. A loro modo però sì, sono manifestazioni di qualcosa, sono più di elementali e basta, sono manifestazioni. Quindi appunto alla fine le cose sarebbero andate più o meno in maniera simile, il piano di Bolas sarebbe andato a buon fine, probabilmente, allora in realtà sì, in realtà Phyrexia aveva una volontà, Phyrexia quando Yawgmoth arriva sul piano ha una volontà, Yawgmoth entra in contatto con la volontà di Phyrexia e si propone, tra virgolette, come suo signore e padrone. Però Phyrexia comunica con Yawgmoth. E Phyrexia accetta Yawgmoth. Perché il Dread Eyeshadow glielo dice proprio, tu devi farti accettare da Phyrexia. E tanto che a un certo punto c'è Rebek che comunica con Phyrexia quando Yawgmoth la porta nella nona sfera. Firexia e Yawgmoth sono uno, ma quando Yawgmoth è da un'altra parte, Firexia mantiene comunque la sua volontà. Poi, almeno questo i primi tempi, probabilmente dopo 9.000 anni di dominio yawgmothiano, è morta anche quella piccola parte, quella volontà di Firexia. Quindi, appunto, le cose sarebbero cambiate sicuramente, ma non sappiamo quanto, ma neanche troppo, tutto sommato. Proprio perché se dobbiamo stare a pensare a tutto ciò che può cambiare con Nairi presente, se Nairi è presente a ogni singolo evento della storia di Magic, non finiamo più. Di fatto, appunto, avremmo Garruk libero per il multiverso. Bolas, io penso che alla fine si sarebbe fatto fregare, anche se non saprei. No, ma il nome di Firexia è sempre stato Firexia. Cioè, Firexia è sempre stata Firexia. Il creatore l'ha chiamata Firexia. Lui la chiamava Firexia. Dyfed gli dice a Yawgmoth: guarda, questo è il cadavere di quell'infame. Si credeva figo perché assumeva la forma di un drago. E questo piano, come si chiama? Lo chiamava Firexia. Quindi Firexia è sempre stato il nome del piano. Prima di Yawgmoth, poi Yawgmoth ha trasformato Phyrexia, ha fatto sì che il nome Phyrexia venisse associato a olio, macchine, inferno degli artefatti. Probabilmente lui ha creato la lingua poi, però Phyrexia era il nome del creatore. Non lo sappiamo la lingua phyrexiana come è nata, possibilmente sì, Yawgmoth l'ha creata. Partendo dal nome Firexia, decidi che ok, allora i Firexiani, i miei amici. In realtà poi no, aspetta, la lingua di Firexia deriva dall'impero Tran. Il Firexiano è canonicamente una storpiatura, diciamo, un'evoluzione del linguaggio Tran. Perché in Invasione, l'Apocalisse,
Yogmoth usa sia parole tran che, cioè usa parole tran che vengono tradotte in filexiano. È complicato, cioè sono sia l'uno che l'altro. Come dire, italiano e volgare sono la stessa lingua, italiano moderno e italiano volgare sono la stessa lingua, bene o male, però tu non capiresti del tutto se ti arriva oggi il boccaccio di fronte, ti appare, ti spona davanti, tu non lo capiresti al 100% e lui non capirebbe te al 100%. Però Yawgmoth capiva chiaramente sia il Tran che il Firexiano, però il Firexiano è appunto una storpiatura, una trasformazione, un'evoluzione del linguaggio Tran, modificato dal fatto che comunque sei stato completato, sei stato reso firexiano, quindi le vocali, le parole non ti uscivano più come un tempo, carn, non dicevi più carn, magari ti veniva cl o cl, e quindi da lì diventa kern, è come si scrive carn, forza, in tran e in firexiano, kern. È carn in firexiano, carn è forza in tran. Non so se mi sto spiegando. Cioè, chiaramente poi i nuovi firexiani dall'olio hanno creato tutta la loro altra lingua e l'olio probabilmente è stato modificato pesantemente da Yawgmoth in qualche modo. Non abbiamo idea di cosa ha fatto quell'uomo in 9000 anni di esistenza. Quell'uomo potrebbe aver fatto di tutto. Letteralmente era un dio, quindi che cosa ti aspetti? E quindi per chiudere appunto la prima ipotesi abbiamo la differenza, appunto Bolas avrebbe probabilmente finito la sua storia. È veramente un crimine che ancora non sappia nulla di più sulle leggi di piano di Firenze e Benedifed. Sì, quello è un po' un peccato. Grazie per il follow, Sintesi OG. Sintesi OG, sì, vabbè. La grande sintesi di Gingitaxias. Come tutto torna. Tutto diventerà uno in Firexia. Sintesi, ok. Molto più semplicemente. Io vado lì, parto con Sintesi. Sintesi, ya. Benvenuto da di noi, se sei del gruppo Inisad ti invito a farti riconoscere, perdonami questo momentino di spam, lo tornerò. Se non sei del gruppo Inisad ma sei interessato a leggere della lore di Magic, ti invito a iscriverti al gruppo e dove troverai tanti altri discepoli interessati, gente con cui comunicare, con cui parlare e chiedere, fare domande, così come facciamo in chat, ogni tanto poi riassumo anche la storia di Magic nel gruppo in forma scritta, mentre qui sul canale Twitch e su YouTube dove ricarico le live è già stata riassunta in forma orale. Ah, molto bene. Allora, beh, comunque sentiti assolutamente libero di fare tutte le domande che vuoi, e assolutamente noi non facciamo nessuna distinzione tra neofiti o espertoni di lore. Tutti, se hai una domanda, siamo sempre pronti a rispondere. Siamo io qui nelle live, così come poi gli altri ragazzi, se deciderai di iscriverti, ma sentiti libero di farlo o no, al gruppo Facebook, appunto, tutti gli altri, siamo sempre disponibili e non si fa nessuna. Non siamo un gruppo tossico di no, tu non sei la Lord di Magic, e allora che cosa vuoi da noi? Povero barbaro, vatti a informare, disgustoso essere immondo. Torna quando sarai perfetto, quando conoscerai tutto. Grazie, grazie. Sì, io cerco di essere disponibile, perché tutti noi siamo passati dal momento in cui eravamo neofiti, quindi che vuol dire che fai. Ti senti sto cazzo perché ne sai di più? No, anzi, proprio perché dai, io ne so di più, ti metto nelle condizioni di saperne anche tu di più. Sei circondato di divulgatori, esatto, da divulgazione, divulgazione. E detto questo, chiuso la piccola parentesi, anzi,
prima di chiudere, vi ricordo che sul canale Twitch qui potete fare una sub gratuita con Amazon Prime, tra l'altro, e richiedere una live dedicata interamente all'argomento che preferite. Che sia, che ne so, la storia di Firenze, la storia degli Eldrazi o qualunque cosa. Vai, dimmi, c'è molto poco su Atraxa, però ti devo dire. Però sì, chiedi. C'è poco da dire perché è molto poco quello che sappiamo. Letteralmente ci sta, che cosa? Commander, il trafiletto di Commander e poi il trafiletto nelle leggende. E la sua piccola apparizione in quella in OVV1 nella storia di Ixel. Però chiedi pure, chiedi pure. Intanto cerco di chiudere il discorso della prima speculazione. Allora, è nata come quel poco che si sa è che lei era un angelo dei un angelo Mirran. Che ha combattuto i neofirexiani, la mia fantateoria sul padre un angel di Akadash. Oddio, non me la ricordo. Scrivila un po' in chat. Che Atraxa! Però potrebbe diventare vera Loremon in futuro. Quindi Atraxa era un angelo Mirran che ha combattuto i neofirexiani. A un certo punto non sappiamo cosa le è successo. Ha evidentemente perso una battaglia decisiva. È stata catturata e completata, ma anziché venire completata normalmente, come gli angeli firexiani, che di solito fanno una brutta fine, gli angeli Mirran completati diventano. Che in realtà si riferisce ad Atraxa. Gli angeli firexiani di solito diventano degli angeli, delle bambole di carne, viene detto praticamente. Firexian Angel. A parte uno che abbiamo visto in OVV1, che in realtà è messo piuttosto bene. Di solito fanno una brutta, bruttissima fine. Atraxa invece ha avuto la fortuna, tra virgolette. Atraxa ha avuto la fortuna di venire scelta, di venire completata in un momento in cui i cinque pretori di Nuova Firexia, Elesh Norn, Urabrask, Jyngi-Taxias, Vorinclex e Shielded, erano un po' alle strette e Elesh Norn era riuscita a ottenere un notevole vantaggio sugli altri 5, sugli altri 4. In quel momento Elesh Norn decide di fare questa cosa, ok, io ho il vantaggio, io qui adesso comando, mi faccio proclamare madre delle macchine e voi altri pretori vi sottometterete a me, vi alleerete con me, diventiamo alleati in cui io un'alleanza in cui io comando e vi do il permesso di vivere, diciamo. E per siglare, diciamo, sigillare questo accordo, creiamo Atraxa, completiamo questo angelo e mettiamo un elemento di tutti e quattro noi pretori belli, di tutti e cinque noi pretori. Urabrask, probabilmente incazzato perché Norn gli stava ancora invadendo il territorio, o più semplicemente ce l'aveva con Elesh Norn, in quanto ce l'aveva con Elesh Norn a prescindere. Urabrask dice attacca dal cazzo, detta, la dice molto poeticamente, Urabrask è molto poetico. Gli altri quattro dicono ok, ci stiamo, e ognuno di loro contribuisce al completamento di questo angelo che rappresenta l'alleanza tra questi pretori, tutti i pretori tranne Urabrask. Nuova Firexia unita, e da quel momento viene messa poi al comando di truppe per diffondere, diciamo, per difendere la religione di Norn e eliminare tutti coloro che sono considerati infedeli. Tutti coloro che stanno antipatici a Elesh Norn vengono uccisi o da Atraxa in persona. Oppure, inizialmente probabilmente solo da Traxa, oppure dalle sue
dai suoi eredi, diciamo tipo Ixel, ossia angeli creati a sua immagine e somiglianza che di fatto sono assassini sicari. Poi Ixel è più complicato e la storia di Ixel, tra l'altro, la consiglio di leggere perché è molto bella, visto che c'è Geth, che è uno dei personaggi più belli della storia di Magic. Quindi Atraxa di fatto è quello, è un simbolo della, a questo momento è il simbolo della religione fireziana, diciamo, vedi che figura di necroprego. Quindi, chiudendo la parentesi fireziana e scrivendo, sì, è andata su Capella, ma magari qualche suo tizio. Allora, le fonti sono variegate, allora. La storia di Atraxa, per la storia di Atraxa in particolare ci sono 3 o 4 link. Sì, forse tipo. Mentre di Ixel c'è proprio una storia, c'è solo un link, cioè la storia sul sito Wizard. Ah, ok, Loremar. Sul sito della Wizard, nella sezione storia, si trovano le Magic Story. Questo. No, Francesco. Le Magic Story sono qui e c'è proprio quella dedicata a Ixel e basta. Mentre Atraxa è un po' più complesso perché la sua storia appunto è raccontata in tanti trafiletti, in due trafiletti su altrettanti link. Diventa complicato in questo momento inserirli in chat perché dovrei andarle a cercare e metterle e far vedere solo la parte dedicata ad Atraxa. Però, per esempio, Loremon potrebbe inserirli al posto mio se gli va. E comunque, partendo da lì, esatto, vai. Poi ci sono anche le wiki comunque per approfondire determinati personaggi. E poi di nuovo c'è sempre il gruppo Innistrad, lì invece ci metto tutti i link che te pare. Nel gruppo Indistad di solito faccio commenti pieni di link, proprio per andare ad approfondire. Ora, vediamo se riusciremo a finire la teoria degli Eldrazi. Nessuna offesa per voi, ragazzi, è sempre bello stare in chat, però chiudiamo il discorso. Quindi la storia senza gli Eldrazi sarebbe cambiata? Sì, relativamente. Alla fine abbiamo mancato di dire Innistrad se la sarebbe cavata molto meglio perché Avacyn sarebbe rimasta viva e vegeta, anche se dopo un po' di problemi nella tomba infernale. Dopo un anno di assenza dalla tomba infernale sarebbe tornata e avrebbe creato comunque la pace che voleva creare. Non ci sarebbero stati gli eventi di ombre su Innistrad, proprio perché Nairi non avrebbe mai evocato Emrakul. E Bolas, la sua guerra della scintilla, l'avrebbe persa comunque, anche senza Ugin, anche se Ugin non si fosse messo in mezzo, perché comunque è Bolas, perché comunque è un deficiente, perché comunque di base affidare il tuo esercito non morto a una necromante e affidare il ponte planare a Tezzeret sarebbe stata una mossa da idioti. Gli eventi sarebbero andati in maniera leggermente diversa, però in un modo o nell'altro magari i Gatewatch, secondo me, ripeto, sarebbero comunque nati in maniera differente, con magari anche membri differenti, ma Gideon e Jayce ci sarebbero stati. E se c'erano Jayce e Gideon, presumibilmente più che altro se c'era Jayce, una certa Liliana avrebbe trovato il modo di fare le sue cose, di manipolarlo. E poi appunto non avremmo avuto Ugin sarebbe morto durante la battaia di Tarkir e basta, e Azor probabilmente starebbe su Ixalan ancora a interrogarsi sul perché è scomparso, perché una gorgone ha fatto sparire il sole immortale. Fatta quindi questa prima parte di teoria multiversale di What If Zendikari, andiamo a vedere
la seconda domanda, diciamo. Riprendo. Che comunque è molto simile, come conseguenza avremmo avuto qualche conseguenza molto simile. Diciamo che nella prima timeline sarebbe... Ah sì, sintesi assolutamente. Non per vantarmi, ma nel gruppo, appunto, sia su YouTube, in live lunghe, sia sul gruppo Instagram, ho riassunto tutta la lore di Magic fino al 2019, quindi non per vantarmi, ma sì, un sacco di cose. Il mio tempo lo butto in queste cose qui. Potrei fare anche un sacco di altre cose, invece le lo butto su questa roba. Però sì, ne so. Non per, al di là di ogni modestia, non per vantarmi, non per fare il figo, è solo che è una cosa che mi ha sempre interessato, quindi ci lavoro su da 11 anni su queste cose, quindi lavoro tra virgolette. Quindi sì, ho avuto modo di sviluppare questa passione. Ma ripeto, sono conoscenze le mie che chiunque potrebbe ottenere, basta leggere i libri, basta leggere le giuste fonti. E che per giuste intendo tutte le fonti in realtà, quasi. E quindi appunto dicevamo, nella prima timeline è Zendikar che cambia del tutto, Zendikar cambia completamente. In questa seconda timeline alternativa invece abbiamo detto Sorin crea Avacyn un po' più tardi e la creazione di Avacyn non coincide più con l'intervento, con il risveglio dal torpore degli Eldrazi. In questo modo Sorin sente sente Nairi, sente il richiamo di Nairi e Sorin sarà pure uno stronzo, egoista, egocentrico e tutto quello che volete, ma comunque, lo abbiamo visto poi nella nostra timeline canonica, quando c'è stato il momento di rispondere al richiamo dell'occhio di Ugin in World Wake, lui è corso su Zendikar. Non è che è stato lì a farsi gli affari suoi. Lui è corso su Zendikar. Quindi, a maggior ragione, se ha il problema di Ombre su Innistrad è che lui non sente il richiamo di Nahiri. Non lo sente perché proprio in quel momento ha costruito la tomba infernale e la tomba infernale gli ha fatto perdere il segnale, diciamo. Non c'è più campo su Innistrad. Non aveva una segreteria telefonica, battuta che abbiamo fatto mille volte, e con una segreteria telefonica avrebbe risolto tutto. Ora, se Sorin partecipa quindi alla fine, alla sconfitta degli Eldrazi su Zendikar, al secondo risveglio, Nahiri anzitutto è decisamente meno incazzata. Sorin è comunque disposto a intervenire appunto a vegliare ancora un po' su Zendikar e semplicemente si resigge probabilmente a quel punto mentre Nahiri dopo aver rimesso a posto le cose sarebbe rimasta su Zendikar ancora per vegliare su Zendikar Sorin presumibilmente sarebbe andato alla ricerca di Ugin scoprendolo morto o in teoria un'altra possibile timeline vivo nel bozzolo di Edri ma magari ancora sofferente dopo le ferite della battaglia di Tarkir non sappiamo quanto tempo gli ci sia voluto a Ugin per riprendersi dalle ferite magari ci è voluto tutto il millennio i 1200 anni tra Fate Reforged e Draghi di Tarkir però comunque Sorin sapendo quindi che c'era il bozzolo di Ugin ok, nella timeline di Khan di Tarkir arriverebbe 1000 anni prima di Khan di Tarkir, poco dopo la battaglia, e si troverebbe un Ugin morto davanti a lui. A quel punto non sappiamo come avrebbe reagito Sorin, probabilmente sarebbe tornato da Nahiri a dirle ok, siamo rimasti in due, le cose sono un po' problematiche. Però poi sarebbe tornato su Innistrad, avrebbe fatto la sua tomba infernale, avrebbe fatto il suo angelo e tutto quanto.
L'unica differenza quindi è che a partecipare alla liberazione degli Eldrazi, gli Eldrazi vengono liberati comunque da Jace e da Chandra e da Sarkhan all'occhio di Ugin. Possiamo immaginare che comunque il momento in cui i tre arrivano all'occhio di Ugin, in quel momento Nairi o è ancora immersa nel suo sonno o è semplicemente distante da Zendikar e quindi loro riescono ad aprire il primo sigillo della prigione Eldrazi. Però a quel punto, quando Sorin torna su Innistrad, Nairi torna anche, e su Zendikar c'è anche Nairi e i due sono appunto in buoni rapporti. In più, nella realtà dei draghi, Sorin libera Ugin prima degli eventi dei draghi di Tarkir. E quindi avremmo comunque i tre riuniti per richiudere il sigillo dell'occhio di Ugin e la storia di Zendikar sarebbe nuovamente cambiata. Perché Zendikar non avrebbe avuto l'ascesa degli Eldrazi e senza l'ascesa degli Eldrazi tante cose non sarebbero accadute. Di nuovo, i Gatewatch sarebbero comunque nati, ma in un altro contesto e presumibilmente alleati contro Nuova Firenze, prima che contro Bolas. Avrebbero comunque fatto i loro impicci, imbrogli, avrebbero, diciamo, la loro, in questo caso sarebbe cambiata di nuovo ancora di meno la storia, perché le differenze sono che Nairi è viva, Ugin è vivo o morto, a seconda di Sarkhan cosa ha fatto nel passato. Ma tutto il resto rimane uguale. I Gatewatch appunto nascono comunque non per contrastare gli Eldrazi, ma per contrastare magari i Firenziani o qualsivoglia altra minaccia interplanare. Alla fine si ritrovano comunque a mettere i bastoni tra le ruote a Bolas e vivono felici e contenti. Però l'altra differenza è che con Sorin e Nairi a quel punto sarebbero corsi a cercare. Nella nostra realtà noi sappiamo che Sorin, dopo aver cercato di rinchiudere di nuovo gli Eldrazi, ma aver fallito a causa dell'egoismo di Nissa, se ne va dicendo vabbè, alzando il dito medio e dicendo fanculo tutti, io torno su Innistrad. Ma nella nostra timeline alternativa, forse Sorin, Ugin e Nairi sarebbero andati, o Sorin e Nairi, sarebbero andati a cercare casa per casa Jace, Chandra e Sarkhan. Non gliel'avrebbero fatta passare liscia. E avrebbero quindi scoperto le manipolazioni di Bolas. Quindi potremmo avere dei Gatewatch in cui ci sono anche Nairi e Sorin. Poi, beh, certo, la storia di Innistrad sarebbe stata la stessa in Innistrad 1, perché comunque Avacyn sarebbe fin dalla tomba infernale. E un secondo solo che torno su. Allora, quindi appunto, Sorin e Nairi non l'avrebbero fatta passare liscia, ovviamente, e in vista comunque la tomba infernale avrebbe comunque chiuso Avacyn per un anno, porella, ma niente di più, non ci sarebbe stato di nuovo ombre su Innistrad e probabilmente neanche Midnight Hunt, quindi niente Brisela e con gli angeli in pieno, al massimo del loro splendore, con tanta voglia di rompere il culo ai vampiri e ai lupi mannari, probabilmente Catilda e la sua congrega Albacorno sarebbero rimaste nascoste. Sì, scusate, non ci facciamo vedere troppo perché Abasin gli gira un attimo. Da modo il cane di Mare di fuori del verbo di questo. Bravo, bravo Loreman, bravo, hai fatto ottimo lavoro. Tra l'altro mi sa che Byron mi aveva chiesto di fare un video tipo tantissimo tempo fa, però cazzo, non ho il tempo assolutamente per mettermi per fare video, purtroppo mi sa che
me l'aveva chiesto, però non era seguire anche Bala assolutamente. No, infatti, anzi, metti pure il link del canale Loremon, che lo sai che qui se parliamo di divulgazione della storia di Magic, io sono il primo che accetta lo spam, tra virgolette. Chiaro, se inizi a mettere a ripetizione ogni 10 secondi il link, mi dai fastidio. Ma ecco, cioè, se metti il link, adesso che l'abbiamo citato, non c'è assolutamente problema. Anzi, sono contento se nel mio piccolo riesco a portare qualcuno da qualche altra parte. Ah, lo sai già, vedi? Molto bene, molto bene. Sicuramente c'è un sacco di gente più brava di me là fuori, ragazzi, sicuramente. Anche nel modo di esporre. Io sono più bravo nella scrittura che nel parlare, però le live comunque mi diverto. Sì, gioco anche carta. Gioco, non colleziono perché sennò dovrei vendermi un rene. Già giocare Commander Multiplayer significa abbastanza. Sono un privilegiato che può permettersi di giocare Commander Multiplayer e avere tanti mazzi di Commander. Però sì, gioco. Ovviamente gioco solo colori, solo mazzi con nero. Perché il nero è il sacro colore di Magic, il mana nero è dentro di noi ed è l'unico colore degno di rispetto. E il bianco invece è il colore della merda. Ricordatevi sempre, mana bianco uguale schifo. Dicevamo, a parte mana bianco uguale schifo, fammi pensare. Quindi appunto i Gatewatch avrebbero avuto il loro arsenale anche Sorin e coso. No, consigliarli non sono proprio il. No, non ho mazzi con Comandante Omnath, però non sono un grande. Non sono molto preparato, diciamo, sull'argomento di consigliare, perché io poi ho i gusti miei che sono un po', sono molto particolari. Però li ho visti e sembrano veramente fighi, però non ho idea di quanto costino, credo che non valga la pena. E di base seguo sempre, io sono sempre comunque, seguo sempre l'idea, la filosofia del professor titolare della Community College, ossia comprate le singole. Vi piace lo stile, vi piace l'art, comprate le singole. E motivo per il quale tra l'altro non sono un grande fan dei Secret Layer, perché ok, ti vendono le singole carte, ma per un periodo di tempo limitato e solo nel pacco che dicono loro. E poi ne escono 47 miliardi all'anno. Quindi i complete bundle non saprei consigliarli. Se ti piace lo stile, penso che di sì. Nel senso, se l'idea è di aprirli per trovarci valore dentro, non credo che per entrarci dalla spesa, di solito con Magic vai sempre in basso, se non hai proprio culo. Se vuoi sbustare dei pacchetti speciali e particolari. Sì, ok, però penso che siano costosetti, ma non ho visto quanto, diciamo che consiglio comunque sempre, ripeto, gente più brava di me consiglia di comprare le singole, io mi fido. Molto figo Omnath spoderato, che finalmente ha il mana nero e ti mantiene il mana nero, finalmente si è convertito. E no, comunque c'era una live in cui ho raccontato tutti i miei mazzi Commander. Adoro le estetiche, hanno preso uno prima che esplodesse il prezzo, ma non punto a rivendermi niente. L'ho fatto solo perché amo lo stile. Sì, esatto, cioè, io non lo so se conviene comprarlo per poi rivenderlo o meno. Quello non me lo chiedete, non ho idea. Io sono quello che vendeva, ho scambiato un Blood Chief, no, un Blood cos'era? Quello di Zendikar che ritorna dal cimitero con Landfall, l'ho scambiato per tipo una carta da 10 centesimi quando quello stava a 10 euro, quindi. Esatto, a quel punto scialla, nel senso. Però ecco, piuttosto se voglio Atraxa Stick Foil, penso che ti convenga prendere Atraxa Stick Foil sul card market.
Però ripeto, io sto dando idee, ma potrei sbagliare completamente, non sono preparato, quindi prendetele con le pinze. Io le live, io la lore ve lo dico e potete fidarvi delle mie live, ma per il resto no. Cioè, fidatevi come di uno qualsiasi. E quindi dicevamo la seconda timeline, ok, quindi appunto i Gatewatch si formano in maniera differente, comprendenti anche Nissa a questo giro, perché comunque il Torbido ci sarebbe stato. Esattamente, solo di lore, sono sommo pontefice del Mare Nero solo per la lore. Oddio, sì, quello pure. Sì, allora a quel punto sì, in realtà se 80 euro il bundle, magari sì. Più che altro perché se non ti serve proprio quella carta ci può stare. Però ecco, con 80 euro penso ci siano anche cose più. Poi ripeto, io sono quello che appunto butta i soldi nella lore di Magic, quindi io compro gli artbook e cose del genere, quindi non posso parlare di come usare i propri soldi. Ognuno è libero e deve fare le scelte che è giusto che faccia. Non siamo White Aligned qui. No, Omnath no, Omnath mi sa che abbiamo fatto una live dedicata solo a Omnath, non lo so. No, però no. Omnath pare che sarà contaminato, contaminato, perché è completato. Ma Omnath è un elementale di Zendikar, che appunto una volta che verrà completato dai Phyrexiani, apparentemente in March of the Machine, acquisirà anche il Mana Nero in qualche modo e avrà appunto come si chiama? I tentacoli lì sono in realtà i rami dell'albero del mondo dei Phyrexiani. E sì, è vero, Omnath non esisterebbe nessuna delle due probabilmente, perché Omnath anche in questa seconda, no? Oddio, nasce. Nasce in World Wake, quindi probabilmente in questa seconda ci sarebbe stato. Però magari si sarebbe fermato subito. E comunque no, Omnath è di Zendikar, non è. Poi verrà probabilmente, presumibilmente, completato dai Phyrexiani o comunque contaminato e acquisirà il fatto di avere forse a che fare con l'albero del mondo Phyrexiano, ma semplicemente penso che quelli nell'art siano i portali, le radici del Realm Breaker che arrivano dall'albero del mondo Phyrexiano, che arrivano nei piani. E quindi appunto nella seconda timeline appunto le cose sarebbero un po' differenti. E andiamo alla terza timeline, la terza realtà alternativa. Allora, dicevamo, terza ucronia, ucronia, che dir si voglia. Chiamano la loro versione corretta phyrexiana. Oddio, allora, dipende da quali planeswalker intendi. Se intendi quindi del bundle, di versione sto cazzo, per dire, Kaito alla sua versione normale, nel set normale di All Will Be One. E in quelle speciali che non so da dove escano fuori, forse è quel bundle completed che dicevate, c'è Kaito versione Phyrexiano, quello non è canonico. Quello non è canonico. Lo so che nella lore no, non coesistono. Semplicemente o è l'uno o è l'altro. Nella lore ufficialmente i planeswalker completati Phyrexiani, resi Phyrexiani, sono
I 5 di All Will Be One del set All Will Be One, quindi Jace, Nissa, Vraska, Nahiri e Lucca. Tybalt, che appare nella storia giusto per far vedere che c'è anche lui, Ajani, che era stata completata in Dominaria Unita, e Tamio, che era stata completata in Cambiava Neon Dynasty. Tybalt, idiota. Esatto, sì, esiste Kaito Sano, esiste come unico Kaito del multiverso, allo stesso modo Nissa completata esiste come unica Nissa del multiverso. Kha'Zix molto, molto probabilmente sarà completato pure lui. E chissà chi altro, però diciamo io citavo solo quelli ufficiali al 100%, quelli che al momento di All Will Be One sono completati. Qual era la terza dronia? Ah, Sorin che riesce a fermare Nissa dal liberare del tutto i titani. Questa cronia è ancora, in realtà se vedete si somigliano un po' tutte, perché andiamo semplicemente a cambiare gli eventi man mano che accadono. Questa è la più vicina a noi, la seconda più vicina a noi. Ossia, cosa sarebbe successo se Nissa non avesse liberato i titani e il Drazi? Semplicemente Sorin avrebbe richiuso l'occhio di Ugin. Le progenie sarebbero state comunque libere, ma sarebbero state sconfitte molto velocemente, perché comunque non avendo più la connessione con i loro titani, si sarebbero indebolite, come abbiamo visto dopo Zendikar, Battle for Zendikar, ok? In Zendikar Rising ci viene detto, ok, finita con la connessione con i titani, e come era successo nel risveglio dal torpore, finito sto coso. Sto problema, finito, se non c'è la connessione con i titani, le progenie sono lì che sono un po' rincoglionite, facili da ammazzare, per quanto un bestione di 150 metri sia leggermente complicato da buttare giù, però se non si muove magari ci riesci. E forse neanche trasmettono, forse anche la cosa che loro, l'abbiamo visto nell'artbook, no? Che loro trasmettono la loro aura di paura, di confusione, di corruzione, no? Prendendola dai titani, se i titani sono imprigionati, le progenie non hanno più la loro aura. Quindi sono bestie brutte, grosse, ma stupide, che non distorcono la realtà, la gravità, eccetera, eccetera. E quindi, molto semplicemente, Zendikar non avrebbe avuto battaglia per Zendikar. Laura non c'è, è andata via. Momento canzone, check. Anche senza Sue. Salutiamo Sue, Dark Sue. Momento canzone, check. Laura non c'è, è andata via. Neck era in realtà un Eldrazi. Infatti, per quello è Cozy Neck. Cozy Neck. Neck Rakul. Nec Mrakul. Madonna, non mi dovete dare il là, perché se no io parto. L'avete visto, no? E Sendicar, what if, IPH. Io parto con le cazzate, mi ci sguazzo come Kozilek nelle sue distorsioni della realtà. Quindi la storia di Zendikar si sarebbe chiusa lì, nel senso avremmo avuto questa mini battaglia contro gli Eldrazi, il torbido comunque ci sarebbe stato, e Nahiri probabilmente sarebbe, e comunque Nahiri non c'entra niente al momento. Gatewatch si sarebbero formati, Ugil sarebbe stato riportato in vita perché Sarkhan sarebbe andato su Tarkir. Di nuovo, come ho detto all'inizio, se noi partiamo dal fatto che Sarkhan è nell'occhio di Ugin a liberare gli Eldrazi, allora per forza di cose poi andrà su Tarkir. È il passo successivo, proprio la cosa successiva che gli viene in mente di fare. È la conseguenza diretta. I Gatewatch si formano probabilmente proprio per sconfiggere non i titani, ma le progenie Eldrazi, sebbene comunque le progenie Eldrazi siano molto meno pericolose dei titani, con i titani addormentati e rinchiusi, però
Però Gideon ha voglia di creare questo gruppo e comunque sia. Però in questo gruppo non c'è Nissa. O meglio, possiamo decidere due diverse idee. Possiamo fare due ipotesi. In una realtà Nissa viene uccisa brutalmente da Sorin e quindi non libera gli Eldrazi perché viene uccisa. Nell'altra realtà Nissa decide di ragionare col suo cervelletto elfico. E dire aspetta, ma se io libero questi Eldrazi mostruosi, chi me lo assicura che se ne vanno subito su altri piani? Magari è meglio evitare, magari è meglio seguire i consigli del vampiro multimillenario anziché di Alowon, che Alowon Away alla fine non è che sì, è il saggio delle rovine, ma non è che io mi fidi tanto di sto Alowon, sembra pure mezzo matto. Infatti per tutto il libro Denti da Cum è un libro che io non ho letto, ma ho letto diversi riassunti molto dettagliati. Cioè, Nissa decide di liberare gli Eldrazi perché Alowor le dice, ma potrebbero andarsene da Zendikar. Ma lei stessa non si fida di Alowor. Si fida più di Sorin che non si fida manco di Sorin, però tra i due sceglierebbe Sorin, però alla fine sceglie Alowor. Vabbè, comunque sia, Nissa. Se muore non fa parte di Gatewatch, se non muore rimane nei Gatewatch, diventa parte successivamente di Gatewatch. Oddio, anche lì in realtà ci sarebbe da speculare, però sì, diciamo che sì, per proteggere Zendikar lo farebbe. Bene. Gli eventi di ombre su Innistrad, pari pari, Innistrad 1 e Innistrad 2 sarebbero pari pari, uguali identici. Nairi si... O meglio, non uguali identici, scusate, no, sto dicendo una cazzata. Perché Nairi, se Nairi viene, Nairi si libera dalla tomba infernale, grazie a Liliana, ma arriva su Zendikar e dice, ok, ci sono le progenie, ma non ci sono i titani. E comunque Zendikar se la sta cavando piuttosto bene. Andrebbe comunque a dare fastidio a Sorin, però anziché prendersela con Innistrad al grido di come Zendikar ha sofferto, anche Innistrad sanguinerà, anzi, non mi cerco proprio la citazione esatta, perché è uno dei più clever text che più adoro della storia di Magic. Structural distortion. Come Zendikar anche Innistrad si dissanguerà, come me anche Sorin piangerà. Semplicemente magari Nairi avrebbe, non avendo un Emrakul da scagliare contro Innistrad, anche perché di fatto, tutto sommato, gli Eldrazi non hanno fatto sto casino. Esce, Nairi si risveglia. Cioè, esce dalla tomba infernale, corre su Zendikar, vede che ci sono le progenie, ma che tutto sommato sono ridotte maluccio, e che comunque stanno perdendo la guerra contro gli Zendikari. Quindi dice, ok, va bene, allora le cose stanno a posto. Sorin non mi ha impedito di partecipare alla difesa di Zendikar. Mentre nella nostra realtà canonica, Nairi perché si incazza? Perché arriva proprio nel momento in cui Ulamog sta distruggendo Balaghed. E allora sì che... Cioè, non è che dico che abbia ragione Nairi, perché Nairi non ha ragione, ha torto marcio, ha overreattato, ha reagito molto male. Però, capiamoci, tutto sto torto non ce l'aveva. Possiamo capire le sue ragioni. E quindi magari semplicemente vediamo Nairi che dopo aver sconfitto gli Eldrazi comincia comunque la sua ricerca delle Skyclave e di quell'affare, cos'era, il Lithoform Engine, Lithoform Globe, quello di Zendikar Rising, però non viene fermata da... probabilmente avrebbe nuclearizzato il torbido di Zendikar. Molto plausibilmente avrebbe nuclearizzato il torbido di Zendikar come voleva effettivamente fare in Zendikar Rising.
perché Lisa era o è morta o è troppo impegnata con i Gatewatch per darle retta. Innistrad avrebbe sofferto leggermente perché magari il maniero Markov per ripicca Nairi sarebbe andata a modificarlo. Zendikari anche in italiano, non è come dire Phyrexian in frasi in italiano, a me viene da dire Zendikariano. In realtà non lo so, ma mi pare che anche in italiano si dica Zendikari, no? Aia, il braccio. Zendikari. Però in realtà io sono sempre quello che se ne esce con Phyrexian o Phyrexiani a seconda del momento in cui sta parlando. Anche quando scrivo. Difensori alleati. Sì, infatti era la fazione Phyrexian in italiano, la famosa pagina che ha dato inizio a tutto. Che porca puttana sarebbe stato vederla adesso. Non lo so, in realtà è, cioè, la risposta vera è che non so come se si dica Zendikar o cioè Zendikariani o Zendikari. Io dico Zendikari più che altro per comodità. Non vedo nessuna parte che si dice Zendikari o Zendikariani. Quindi sia Phyrexian che Phyrexian, come mi viene, o Zendikari o Zendikari. Un tempo dicevo Zendikon addirittura, perché ero convinto che Zendikon significasse abitante di Zendikar, invece sono le carte di Zendikon. Ah, guarda, comunque, sintesi, è uscito proprio un video del professor sui Complete Bundle. Esatto, dicono solo abitanti di Zendikar. Zendigar. Il video del professor sul bundle o complete bundle. Lo sento solo io questo di sottofondo? Vabbè, e ora è passato. Quindi, ti stavo dicendo che gli Zendikari appunto combattono gli progeni Eldrazi e basta. Sì, ma non saprei se è ufficiale o... Guarda, su queste cose caschi male con me perché sono quello che, cioè, me ne frego altamente. Sono troppo pigro per pensare a come dire. Per me si può dire sia Zendikari, sia Zendikariano, sia Zendikar, senza sia abitante di Zendikar. Io per pigrizia dico una frase o l'altra, una parola o l'altra. Lo sentivi anche tu, ok, era il microfono che era impazzito. E quindi appunto la storia di Imre Svindistrand sarebbe stata meno grave. Probabilmente comunque Edgar Markov avrebbe cercato di sposarsi Olivia e di fatto poi avremmo avuto tutto il resto identico alla nostra storia recente, tranne per i Gatewatch che non vanno a salvare Ulamov e Kozilek. No, non dico che fai male a farti questi interrogativi o comunque a ragionarci su, sono solo io troppo pigro per... perderci più di un minuto. Cioè pure Alariani, gli abitanti di Alara, in realtà sarebbero tipo Alarani, sono Alaran, però a me non me frega niente, mi dà fastidio pensare Alarani. Che cosa sei? Di che paese sei? Ah sì, sono un Alarano. Ok. Un alariano invece suona meglio. Ariano. Ovviamente è solo per la parola ariano, chiaramente. In realtà sono un nazista sotto mentite spoglie. I mirrodiniani, esatto. I mirrodiniani.
Poi vabbè, ci sono i Ravnicani, che in realtà potremmo tradurli come Ravnicaniani, in teoria. Invece sono i Ravnicani, e quindi si presuppone anche l'esistenza dei Ravnigatti. Sì, queste parole di saggezza entrambi, secondo me c'è un lato, secondo me c'è un po' di sarcasmo. No, non lo so, sintesi. Vai, 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 tranquillo. Recupera poi il resto della live se vorrai su YouTube. Tanto i link sono. Sì, vabbè, roba. Se siete americani allora è corretto, sì. È stato un netto piacere, alla prossima. Noi siamo in live anche, cioè sono in live anche domenica mattina alle 11. Prossimo appuntamento. E poi il sabato sera, ma non questo e non il prossimo, alle 10. Di solito questi sono i Ravnicatti, esatto. Questi sono gli appuntamenti di solito. E poi su YouTube comunque puoi recuperare tutto quello che è vecchio. Basta fare, prima che vai via, comando YouTube. Punto esclamativo YouTube e c'è il link al canale. Quindi appunto abbiamo comunque la storia che va più o meno nello stesso modo. Il simpatico Dovin Bam chiede aiuto ai Gatewatch per difendere Kaladesh dalla minacciosa fiera degli inventori. Chandra non sviluppa mai il suo bel rapporto con Nyssa, per tutta felicità di Nick Hellman e di Greg Wiseman, e niente, di fatto poi il resto non è che cambierebbe molto. Oggigiorno non avremmo Nyssa completata perché è morta, sempre nell'idea che Nyssa viene uccisa da Sorin. E poi nulla, in realtà, forse questa è l'Ucronia, la timeline alternativa nella quale cambia di meno la storia. Cambia veramente pochissimo, proprio perché è un evento importante, ma che non ha grandissime conseguenze, perché di fatto un universo senza Eldrazi, a quel punto, un anno prima rispetto all'evento canonico, 1 o 2 anni prima rispetto alla loro canonica distruzione, non sarebbe tanto diverso. La differenza sarebbe in ombre su Innistrad e battaglia per Zendikar, ma sarebbero differenze molto molto. Cioè, quella di ombre su Innistrad sarebbe enorme perché non ci sarebbe Emrakul. Però il maniero Markov sarebbe stato comunque distrutto, presumibilmente. E quindi a questo punto io direi andiamo all'ultima speculazione. Come sarebbe cambiata se la storia se Ulamog e Kozilek non fossero stati uccisi? Allora, la storia fino adesso va esattamente come la conosciamo nella nostra lore, nella lore canonica. Gli Eldrazi vengono rinchiusi, Nahiri si risveglia dal torpore e non trova Sorin. E cerca di e viene rinchiusa nella tomba infernale. Nahiri poi si libera dalla tomba infernale. I Gatewatch si formano nell'esatto modo che conosciamo. Arriviamo poi al momento in cui i Gatewatch stanno affrontando. Quindi Nahiri ha cominciato anche il suo giochino con le line di Innistrad. Arriviamo nel momento in cui i Gatewatch stanno affrontando Ulamog e Kozilek. Ora, qui di nuovo abbiamo diverse ipotesi. Perché da una parte possiamo basarci. Jace da ascoltò Ugin allora. Esattamente. Possiamo avere Jace che da ascoltò Ugin. Oppure, l'ipotesi che io preferisco in assoluto, Chandra non arriva. Chandra resta sul Regata, non torna mai a dare manforte a Jace e compagni. Jace, Nyssa e Gideon vengono fermati dal cercare di imprigionare Ulamog da Oblixilis, il quale poi li porta nella sua grotta e continua a torturarli. Ed è qualcosa che. Ah, che soddisfazione! Oblix. Dai, Oblixilis tortura i futuri Gatewatch fino ad ucciderli. E di fatto Ulamog e Kozilek, che sono liberi di girare per tutto il piano, distruggono Zendikar e
Obnixilis è contento e felice perché ha distrutto Zelnicar, la sua prigione, per tanto tempo. Partendo da questo assunto, niente più Gatewatch, Kaladesh non si completa la rivolta dell'Etere. No, in realtà loro vanno anche la parte. Ci sono, te ho detto, ci sono diverse ipotesi da cui partire, diversi punti da cui partire. Anche quello può essere, adesso arriviamo anche a quell'altra ipotesi. Diciamo, l'ipotesi da cui volevo partire era appunto la più divertente, ossia niente Gatewatch. Io ce l'ho a morte con Gatewatch. Niente Gatewatch, quindi. Niente Gatewatch, Chandra rimane su Regata, niente rivolta dell'Etere, Chandra non scoprirà mai che sua madre è viva. Tezzeret completa i suoi piani col Ponte Planare e affida il Ponte Planare poi a Bolas. Bolas recupera grazie a Vraska, o meglio, senza Jace, Vraska avrebbe impiegato più tempo a capire come funzionava la bussola taumaturgica, quindi probabilmente non avrebbe trovato il sole immortale con la stessa velocità. Però prima o poi l'avrebbe trovato e l'avrebbe portato a Bolas. Quindi guerra della scintilla, in cui Bolas, non potendo avere dei Gatewatch, decide, vabbè, sti cazzi, faccio direttamente il faro interplanare. Liliana non ucciderà mai Razaket e Berzelok, che questo è molto triste. Oppure al limite Bolas le dà il potere per uccidere Berzelok e Razaket, perché così, facendo dei test, scusate. Faro interplanare, arrivano i Planeswalker, c'è un casino, gente viva, gente morta, molto triste. Benzelok e Razaket vengono uccisi da Bolas solo per poter avere Liliana su Ravnica a fare l'esercito di Eterni, la guida dell'esercito di Eterni. E basta, non sarebbe poi cambiato nulla, perché Bolas sarebbe stato comunque sconfitto anche senza il sacrificio di Gideon. Ah, percepisce l'audio captato da se stesso all'infinito, sai che può essere? Si sente adesso? Ok, sì. Vedete che era il monitoraggio del cazzo? Proviamo un po' a vedere se adesso non c'è più questo problema. Quindi Bolas sarebbe stato sconfitto, regà, palesemente sarebbe stato sconfitto. Cioè, è inutile girarci attorno. Bolas sarebbe, in un modo o nell'altro, avrebbe trovato il modo meglio. Bene che si sente. Avrebbe trovato il modo di farsi fregare anche in questa timeline. Bolas trova sempre il modo per perdere. Emrakul avrebbe distrutto Innistrad. Senza Gatewatch nessuno l'avrebbe fermata, perché Tamio non aveva intenzione di difendere Innistrad. Tamio se ne sbatteva altamente. Diceva, ok, c'è cioè Emrakul, è un problema, ma vabbè. Ulamog, Kozilek e Emrakul sarebbero liberi di andare in giro per il multiverso. Innistrad sarebbe diventato Emrakul, appunto, non avremmo avuto Midnight Hunt, Arlyn Cord sarebbe probabilmente morta, trasformata anche lei in Emrakul, alla fine di tutto sarebbe finita malissimo anche per Sigarda, Talia, sarebbero morti oppure diventati Emrakul a un certo punto. Quindi Apocalisse degli Eldrazi. Di fatto abbiamo gli Eldrazi liberi, però abbiamo Ugil che come uno stronzo rimane su Zelnicar. Emrakul versus Phyrexian in questa timeline. Inevitabile, decisamente. Emrakul e Ulamog e Kozilek probabilmente anche. Magari nel momento in cui. Magari Nahiri
avrebbe attirato Ulamog, Kozilek e Emrakul su fi Nuova Firexia e avrebbe distrutto Nuova Firexia, possibilmente. Però senza Yetuoch a radunare, senza gli eventi di Dominoria, senza Yetuoch che uniscono Karn, Teferi, Gioira, tutti questi eventi non ci sarebbe stata comunque l'attacco a Firexia. Quindi chissà. Ma ci porta in qualche modo, magari col faro interplanare, sai, qualcosa. È un piano piccolino, sì, però il modo lo trovi, dai. Alla fine basta che fai di nuovi criptoliti. Anche Innistrad non è che sia sto grande piano, È piccoletto pure Innistrad. Però se fai la cosa dei criptoliti, poi c'hai il nucleo, sai, è più. C'hai proprio il nucleo bello pronto lì. Cinque palle di mana che ruotano intorno, orbitano intorno alla tua palla, alla tua sfera di metallo. Magari un pochino ce l'avrebbero trovato, dai. Potrebbe unire i soli in uno solo, in un sole solo, un solo sole. Quindi, se Oblixis avesse ucciso Gatewatch, sarebbe andata male, molto male. Ma immaginando invece che Chandra arriva comunque, e, o meglio, no, che Chandra arriva comunque, ma che immaginiamo invece che Oblixis venga ucciso o costretto alla fuga, meglio ancora, costretto alla fuga da Nissa quando lo incontra che sta cercando di fare danni con l'occhio di Kamli, col cuore di Kamli. Nissa lo affronta e anziché lasciarlo dato per morto, o lo uccide direttamente, più probabilmente sì, lo uccide più direttamente e lo ammazza. Il povero Ob ci saluta. Arrivati quindi a Portale Marino, i Gatewatch riescono a imprigionare Ulamog e a quel punto rimane il problema di Kozilek, perché Kozilek è sottoterra, ancora sottoterra. E gli Edri, perché Oblixis per riattirare Kozilek in superficie utilizza gli Edri distorcendoli. Però avremmo comunque avuto un Eldrazi in meno. Emrakul sarebbe comunque andata su Innistrad. Kozilek sarebbe rimasto sottoterra a fare danni in qualche modo. E da lì le cose prendono in realtà una piega abbastanza diversa, ma non troppo, perché di nuovo senza con Ulamog imprigionato e Kozilek che però è ancora nascosto, possibilmente Kozilek sarebbe rimasto come Emrakul nella luna in un certo senso, però con le progenie che continuano ad andare in giro per il piano, rimanendo sottoterra fino a che non fosse diventato abbastanza, non avesse accumulato abbastanza mana per potersene andare come aveva fatto sua sorella, tra virgolette sorella. Su Innistrad i nostri eroi non hanno saputo, non sanno come poter, non sanno usare il glifo. Il glifo di Nissa, mi pare che Nissa lo sviluppa proprio per prendere le forme di Ulamog e Kozilek, quindi dopo il fallimento a Portale Marino, il glifo di Nissa. E quindi senza glifo di Nissa, Emrakul o si sarebbe imprigionata lo stesso nella serie, sì, vabbè, dai, diamogliela vinta a questi quattro deficienti, poveri stronzi che cercano di mettersi contro di me, va bene, bravi, oppure avremmo avuto Jace Mrakul, Lys Mrakul, Emnissakul. Però Innistrad sarebbe stato comunque salvo, presumibilmente. E a quel punto, in realtà, con i Gatewatch che hanno imprigionato Ulamog, la storia sarebbe andata uguale, sarebbe andata nello stesso modo. Perché nel momento in cui togli Ulamog dalla circostanza, sì, rimane Kozilek, ma rimane comunque, magari avrebbero trovato qualcuno, magari Nissa sarebbe rimasta su Zendikar a vegliare per difendere il piano da un'eventuale emersione, emersione si dice, emergenza
cioè arrivo, ascesa di Kozilek, e Nissa li avrebbe poi chiamati se Kozilek fosse riuscito a, si fosse liberato a un certo punto. Emersione, bene, bene. In caso di emersione da parte di Kozilek, probabilmente i nostri eroi avrebbero fatto di emergere. Ok, bene, so ancora parlare italiano. Si sarebbero ritrovati e avrebbero fermato Kozilek. Però nel frattempo avrebbero fatto le stesse cose. Cioè, diciamo che in questo momento avremmo avuto, oltre a Emrakul sulla Luna, Phyrexia che fa Phyrexia, e Kozilek nascosto nelle profondità di Zendikar in attesa di emergere, appunto. Magari sarebbe emerso, magari la storia di Zendikar Rising sarebbe ruotata proprio intorno a questo perno, ossia appunto l'emersione di Kozilek. Fermare Kozilek e con l'aiuto di Nairi e di Ugin, che però nel frattempo si sarebbe comunque esiliato sul piano di meditazione con Bolas. Quindi, in ogni caso, perché sì, tecnicamente uno dice: ma no, ma è Kozilek ancora pronto a far danni? Ugin si esilia, ma perché? Non ha senso. Eh sì, però fa la stessa cosa con Emrakul imprigionata nella luna. Emrakul potrebbe uscire da un momento all'altro e fare cuccù. Ma Ugin comunque si esilia nella timeline canonica con Bolas sul piano di meditazione, quindi capite bene che a Ugin gli frega poco delle cose. Quindi in realtà le cose a quel punto, magari, se Zendikar Rising non avesse visto l'emersione di Kozilek, magari Nairi avrebbe potuto pensare di attirare Kozilek su Nuova Phyrexia. Peraltro voglio dire, il mammonista che usa la mangia del suo simbolo corrotto da Firex per completare interi piani con il Unbreaker. Oddio, il suo simbolo fuso con la Fi. Sai che sarebbe una figata? Sai che sarebbe veramente figo? Cioè, non so come si può applicare effettivamente il glifo di Nissa. Però sarebbe fighissimo che, ok, ci metto il marchio, ci metto la firma. Ok, allora Teros l'abbiamo completato. Bene, ci metto la firma a terra col simbolo di Phyrexia e il glifo. Che figata, no, sarebbe fighissimo. Però no, non so le applicazioni magiche quali potrebbero essere. Però possibilmente in quel momento tu attiri le line tutte in quel punto. Quindi forse potrebbe comunque funzionare per completare i piani, sai? Bisognerebbe rileggere Zendikar, Battle for Zendikar. E quindi, insomma, questa era una speculazione. Corrompi le line, capito? Possibilmente sì. E niente, no, questa era la speculazione che più di tutte, appunto, avremmo avuto un'altra differenza, sarebbe stata Nuova Capenna. Se Obnixis fosse morto, su Nuova Capenna le case, le famiglie sarebbero vissute tranquillamente, la buon'anima del povero Xander sarebbe ancora tra di noi e non nel paradiso dei vampiri, nel paradiso dei Black Aligned. Ciao Xander, insegna agli angeli come nascondere la storia del tuo mondo per un millennio o anche più. Sì, tra l'altro, presumibilmente, ora non mi ricordo quanto avevo speculato su Nuova Capenna, però Giada rimane non rivelata angelo, dipende, sai, perché comunque probabilmente a un certo punto, comunque i signori Daretti, i signori Cabaretti l'avrebbero comunque mostrata. Cioè, avrebbero mostrato il suo potere. Non ottenere la Luxor anche lì, in realtà non so quanto sarebbe cambiato, lo sai? Perché, ok, Obnixilis è quello che fa scattare il casino alla festa dei cabaretti, al Capodanno Cabaretti, e Elspeth ne approfitta per portarsi via Giada. Però, di fatto, se non ricordo male, Elspeth poi sarebbe comunque, anche senza Ob, sarebbe comunque in fuga dai cabaretti e da tutti coloro che vogliono mettere le mani su Giada, perché tutti al Capodanno Cabaretti
al capo Retti, mamma mia, grandissima battuta, avrebbero visto Giada creare il nimbo dal niente. Senza casino Lespet non scappa con Giada. Dipende, secondo me comunque avrebbe cercato un modo di... avrebbe... più che altro nessuno impedisce al casino di crearsi lo stesso. Voglio dire, noi abbiamo Nyxilis che in quel momento fa casino, ma le famiglie comunque erano pronte a farsi la guerra. Diciamo che sì, forse non sarebbe scappata in quell'istante, però a quel punto avrebbe organizzato un altro piano, sarebbe tornata a Xander dicendogli: ok Xander, fammi scappare con Giada, dammi una mano a scappare con Giada, perché ho scoperto che lei è la fonte di tutto il nimbo, se mi dai una macchina, un taxi, io scappo con Giada e poi te la porto qui, wink wink. Da essere simili, occhiolino. Comunque Elspeth a parte il legame magico, Elspeth comunque empatizza a prescindere con Giada, perché Elspeth nella lore canonica comunque vede sta ragazzina che si trova palesemente a disagio. Sta ragazzetta che c'ha, quanti anni c'ha Giada? 16 anni, 17 anni, e lei si sente nello stesso modo, perché pure lei a 17 anni, lei a 16 anni è arrivata su Bant e ha trovato, ok, il paradiso terrestre, però come Giada lei veniva dal nulla, lei non sapeva neanche quale fosse casa sua fino a che non è tornata su Nuova Capenna. Lei per anni ha vissuto con l'idea di essere un esule, di non avere una famiglia, lei non sapeva chi fosse se non colei che era sfuggita ai Firexiani. Lei era definita solo dal suo rapporto con i Firexiani ed era come Giada schiavizzata dai Firexiani. Cioè Giada era schiavizzata dai cabaretti, era sfruttata dai cabaretti Giada, quindi Elspeth aveva molto in comune con Giada nella sua storia, è per quello che empatizza con lei, perché anche lei rivede se stessa da ragazzina e dice: no cazzo, non va bene. Poi Elspeth c'ha il suo senso di giustizia comunque diverso, per fortuna, da quello di quella merda di Gideon. Vede una ragazzina che comunque è trattata, sì, con i guanti, però di fatto dietro le quinte ci manca poco che non la prendono a bastonate se non gli produce il nimbo, comunque avrebbe cercato di salvarla. Magari in un altro contesto, magari in un altro modo, però l'avrebbe fatto. Palesemente Elspeth non avrebbe rinunciato alla possibilità di salvare Giada, non l'avrebbe mai lasciata, consapevolmente non l'avrebbe mai lasciata nelle mani dei cabaretti, perché sarebbe stata, cioè, non sarebbe stato da White Aligned quale Elspeth è. E quella è la bellezza di Elspeth, che è bianca ma ha questo lato comunque più empatico, cosa che Gideon non aveva la minima empatia. Gideon non gli frega niente delle persone. Gideon arriva su Amonkhet: no, voi avete torto, state uccidendo la gente, siete brutti e cattivi, io ho ragione. E infatti Bontu gli dice: guarda che loro sono contenti, sei egoista e superficiale. Possibilmente non si sarebbe arrivati al risveglio, e anche lì una Giada libera comunque sarebbe andata poi a un certo punto in qualche chiesa, da qualche parte. Secondo me comunque avremmo avuto lo stesso risultato. Perché comunque, sì, ok, le due si ritrovano nella chiesa, e qui il fatto che si trovino nella chiesa con tutti gli angeli, perché Giada tra l'altro viene attirata verso di là, oddio, sento le voci. Beh, aspetta, dice: oddio, questa mi sta impazzì, i cabaretti l'hanno fatta impazzire, è diventata matta, seguiamo la matta. Mi pare che lei sentisse proprio il richiamo, che poi vicino alla chiesa diventa più forte, però lei sentiva comunque già, tipo, sento le voci, sento qualcosa, un canto. E Elspeth dice: che stai a dire? E lei gli dice, c'è proprio una scena, mi pare, in cui Giada gli dice: no, perché io sento ste voci in testa, Elspeth, mi devi dare la mano, mi devi aiutare, perché io ho le voci in testa, non ce la faccio più, Elspeth, dammi la mano. E lei la prende, la abbraccia, si addormono insieme, sono tipo sorella maggiore e sorella minore.
E lei sta tranquilla e poi dice: ah, vedi, no, ho capito cos'erano le voci, Elspeth, sono gli angeli che mi parlano, lo vedi in questa chiesa dove siamo? Sono gli angeli. Poi, da quel che ricordo, è passato un anno da Nuova Capenna. Andrebbe ripassato, però secondo me prima o poi Elspeth e Giada sarebbero andate lì. Sorelle, o forse sorelle, senza virgolette. Io dicevo in maniera metaforica, però... Sorelle, nel senso, il loro rapporto comunque è quello di sorella maggiore. Avrei detto materno, ma Elspeth non è... è palesemente più che altro una sorella maggiore per Giada. Non è... non fa il rapporto da... non è il rapporto che si ha con una madre. Cioè, una sorella maggiore, metaforica, ripeto, non fatevi idee strane. E quindi no, secondo me si sarebbe arrivati alla stessa conclusione. Qualcuno al voi che al Capodanno Cabaretti nessuno fa un casino. E, cioè, stanno lì apposta, ci sono gli obscura, ci sono i ragazzi, ci sono i rivettatori. I rivettatori fanno casino a prescindere. Ovunque tu sia, rivettatori, questi maledetti, questo maledetto proletariato che viene rappresentato così bene in Magic, no? Questi comunisti che cercano di distruggere Capella dalle fondamenta. Zia Tora in realtà è Stalin. E quindi, cioè, i rivettatori fanno casino a prescindere. Entra un rivettatore nella stanza e succede un casino. Gli obscura sono abbastanza bravi anche nel loro, nell'arte del casino. Giusto, i broker sarebbero precisi. No, adesso noi andiamo a fare. Noi andiamo a rompere il culo ai cabaretti in maniera ordinata e precisa. E vabbè, poi vabbè, cioè, Anelo, ci stava Anelo a quella festa. Anelo, o Anelo, non so quale sia la pronuncia giusta. Anelo è letteralmente un assassino che pittura, che crea opere d'arte con i cadaveri delle sue vittime. Cosa c'è di più caotico di questo? Che grande Anelo, che grande. Il padre dell'anno, poi. Con sua figlia, com'è che si chiama la figlia di Anelo? Oh, Hope, no, Hope. C'ha un nome stupidissimo. L'artista blu, non mi ricordo come si chiamava, ma la cerco. Proviamo a cercare Lord Finder Anelo. Anelo Killshot. No, non lo vedo, non ci sta. Errant, ecco, grazie. Errant. Perché non sta mai ferma? Errant, come chiami tua figlia? Errant. Perché in realtà Errant è come Elspeth, sono entrambi angeli, e per quello è errante, perché è come Elspeth cavaliera errante. Errant è, capito? Era uno spoiler fin dall'inizio, era tutto preventivato, avevano tutto in mente già dall'inizio. Vedremo Errant che diventerà il nuovo angelo che difenderà Capella dall'invasione di Atraxa. Comunque dai, la cosa dell'angelo di platino che adesso assume l'aspetto di Atraxa, a parte per l'artista, ci starebbe adesso. Anche se Atraxa è andata su Nuova Capenna, magari c'è Ixel che va in giro, ci sta gente simile ad Atraxa. Oppure un firexiano che dice: che bella questa statua, voglio fare una statua in onore di Atraxa, così la regalerò alla best waifu. E costruisce un uno di Kaladesh completato, un Kaladeshano, uno di Kaladesh, un Ghirapuriano, diciamoci la verità, perché Kaladesh è Ghirapur, non esiste altro, come Amonkhet,
magari fosse come Honkat. Vabbè, raga, perché la stessa compagnia che ha creato l'universo come anagramma di A Villainess sicura ha pensato che Felspet è Angelo sin dall'inizio. Esatto. E Obnixilis solo perché ha segnato Obnoxious. Sì, poi Obnixilis si riduce a quello, Obnoxious e basta. Guarda, gente, scrivimi Obnixilis, Obnoxious, basta, bene, sempre profondi. Vabbè, raga, si sono fatte 2 ore e 20 di live, io direi che ci siamo fatti una bella chiacchierata e abbiamo avuto appunto un nuovo discepolo, sintesi, oggi, e direi che possiamo salutarci qui. Vi ricordo di fare le sub per avere una live dedicata all'argomento che preferite. Con Amazon Prime è anche gratuita e ci salutiamo qui. Ci vediamo domenica alle 11 di mattina e per esplorando Zendikar. Tutto Zendikar è stata questa settimana. Prometto che il prossimo inventando torneremo su Nuova Phyrexia, credo. Vedremo. Grazie a te Loremon per esserci stato, per la compagnia e alla prossima. Bye bye!